Il titolo di questa mia relazione, che è per certi versi provocatorio, pone un interrogativo che è reso stringente dalla nuova formulazione del 146 bis delle disposizioni di attuazione, che è una formulazione assai complessa e, lo dico subito, che pone dei dubbi di compatibilità con il dato costituzionale. Ma andiamo con ordine. Vi ricordo che questa norma regola la partecipazione del dibattimento a distanza, che è stata introdotta nel 98 come una disposizione a tempo, sollevando fin da subito dei dubbi sulla sua legittimità costituzionale per ipotizzata violazione del diritto di difesa, in particolare del diritto di difesa materiale, e che la questione giunse l'anno successivo all'attenzione della Corte Costituzionale, che con una sentenza, la numero 342 del 99, affermò la legittimità della norma, ritenendo, leggo dal dispositivo, che ciò che occorre, dalla motivazione, che ciò che occorre sul piano costituzionale è che sia garantita l'effettiva partecipazione personale e consapevole dell'imputato al dibattimento e dunque che i mezzi tecnici nel caso della partecipazione a distanza siano del tutto idonei a realizzare la partecipazione, considerando nel caso di specie gli strumenti predisposti dal legislatore dotati di incisività e completezza tali da rendere la normativa in questione aderente con il principio sancito dall'articolo 24,2 della Costituzione. Condivisa nelle sue conclusioni da gran parte della dottrina, la decisione però non è stata apprezzata sul piano delle premesse, sul piano delle argomentazioni fondative, in quanto in sostanza cosa afferma? Afferma il principio che il legislatore può derogare alla regola della presenza fisica dell'imputato al dibattimento senza determinare di per sé un potenziale vulnus ai diritti dello stesso, a condizione che adotti, appunto, come dicevamo prima, degli strumenti tecnici idonei. In altri termini, la consulta non ha effettuato un'operazione di bilanciamento di interessi, come avrebbe potuto fare, come in tante altre occasioni ha fatto, tra diritto di difesa da un lato ed esigenze di efficienza della macchina giudiziaria dall'altro, che sono espresse nei parametri indicati alla lettera A e alla lettera B del comma 1 del 146 bis vigente, aprendo il varco a potenziali futuri ampliamenti della deroga al diritto dell'imputato di essere fisicamente presente al suo processo. Il rilievo è significativo proprio al fine di valutare i successivi sviluppi normativi che oggi andiamo ad esaminare. Anche la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, con una sentenza, la sentenza Viola del 2006, ha ritenuto che non potesse ravvisarsi nessuna lesione del diritto di difesa, in quanto il metodo della videoconferenza permette all'imputato di seguire adeguatamente lo svolgimento del dibattimento, con la possibilità di rappresentare al giudice eventuali problemi tecnici che rendono difficoltoso il collegamento. La Corte di Strasburgo ha anche rilevato incidentalmente che tale strumento è stato recepito e dunque utilizzato da vari accordi in materia di cooperazione giudiziaria internazionale. Questo è dunque lo stato dell'arte su cui interviene la modifica proposta dal disegno di legge Orlando, come dicevo una modifica abbastanza articolata. Vediamo di analizzare quali sono i contenuti più significativi. Il nuovo primo comma prevede che la persona che si trova in stato di detenzione per taluno dei delitti indicati nel 51,3 bis o nel 407,2 lettera A numero 4 partecipa a distanza alle udienze dibattimentali dei processi nei quali è imputata, anche relativi a reati per i quali sia in libertà. Emerge qui la prima e significativa differenza rispetto al dato normativo vigente. La partecipazione a distanza, da eccezione legata alla sussistenza di determinati parametri, diviene la regola per tutti i processi a cui è sottoposta la persona che sia detenuta per uno dei gravi reati ivi richiamati. Non è più necessario un provvedimento del giudice, a seconda dei casi un decreto motivato o un'ordinanza che la disponga, né una richiesta in tal senso, per il semplice fatto che la nuova norma dispone un automatismo in presenza di uno status detentionis legato a quelle fattispecie più gravi in materia di criminalità organizzata. Ma soprattutto viene meno la necessità che si verifichi uno di quei due parametri del 146 bis, cioè la sussistenza di gravi ragioni di sicurezza o di ordine pubblico, ovvero la particolare complessità del dibattimento quando la partecipazione a distanza risulti necessaria ad evitare ritardi nel suo svolgimento, che sono situazioni certo di diverso peso
ma che hanno comunque l'effetto di ancorare la partecipazione a distanza a dei criteri normativi, ad una scelta sì discrezionale ma pur sempre vincolata del legislatore, del giudice, e quindi hanno l'effetto di porre un freno alla sua discrezionalità. Ma c'è di più. Nella nuova norma si prevede infatti che la partecipazione a distanza operi anche nel caso in cui tali soggetti debbano rendere testimonianza in udienze penali o in udienze civili. Dunque, estensione della partecipazione obbligatoria a distanza in situazioni differenti da quelle in cui il soggetto ha il ruolo di imputato e che contribuiscono a delineare quello che potremmo definire uno statuto processuale del detenuto per reati in materia di criminalità organizzata, spostando l'accento dall'oggetto del procedimento in corso alla causa della detenzione, evocando per così dire una sorta di diritto processuale penale dell'autore in questo caso, con un chiaro vulnus nel caso della testimonianza del principio del contraddittorio nella sua dimensione oggettiva. Ai sensi poi del nuovo comma 1 bis, anche la persona ammessa a programmi o misure di protezione partecipa a distanza alle udienze dibattimentali dei processi nei quali è imputata, quindi si ribadisce la scelta in favore dell'obbligatorietà. Una parziale attenuazione del potenziale deflagrante del nuovo 146 bis è contenuta nel comma 1 ter, in virtù del quale il giudice, ad esclusione del caso in cui sono state applicate le misure di cui all'articolo 41 bis dell'ordinamento penitenziario, può disporre con decreto motivato, anche su istanza di parte, la presenza alle udienze delle persone indicate nei commi 1 e 1 bis, qualora lo ritenga necessario. Per certi versi quella che era la regola diviene ora l'eccezione, peraltro legata a questo parametro, qualora lo ritenga necessario, che è chiaro appare ad un alto tasso di discrezionalità, evoca in qualche maniera quel parametro del 507 del codice. D'altronde a questa potenziale mitigazione si contrappone subito una previsione, quella del comma 1 quater, che attribuisce al giudice il potere di disporre con decreto motivato la partecipazione a distanza qualora sussistano ragioni di sicurezza o qualora il dibattimento sia di particolare complessità e sia necessario evitare ritardi nel suo svolgimento, ovvero quando si deve assumere la testimonianza di persona a qualunque titolo in stato di detenzione presso un istituto penitenziario. Come vedete, si mutano per lo più i parametri che fino ad oggi sono presupposti per il dibattimento a distanza nei soli casi di procedimenti in materia di criminalità organizzata, per allargare a dismisura la portata dell'istituto, determinando evidentemente, a voler scrutare la voluntas legis, una sorta di normalità nei dibattimenti che vedono coinvolti soggetti non in libertà. Non solo, il nuovo 146 bis è destinato a operare a 360 gradi, in quanto investirà anche il rito camerale, il giudizio abbreviato e il procedimento di prevenzione. Infine, altra norma che segnalo, il comma 4 bis prevede che in tutti i processi nei quali si procede con il collegamento audiovisivo a distanza, il giudice su apposita istanza possa consentire alle altre parti e ai loro difensori di intervenire a distanza, assumendosi però l'onere dei costi di collegamento. E qui la scarsa attenzione per i diritti di coimputati, di imputati in procedimenti connessi, insomma delle altre parti private è evidente, ed emerge contemporaneamente quell'esigenza di contenimento dei costi della giustizia che in realtà è al fondamento della nuova disciplina che si vuole introdurre per il dibattimento a distanza. Così delineata la normativa rinnovata, veniamo ai rilievi in materia di compatibilità con la Carta Costituzionale e con la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, con una premessa. Nessun dubbio infatti che la partecipazione virtuale al dibattimento non può essere equiparata in tutto e per tutto alla presenza fisica dell'imputato. Essa incide gioco forza sulla percezione degli atti processuali, sull'oralità, sulla partecipazione alla formazione della prova, sul contraddittorio, come ricordava prima la collega Colamussi, determinando quindi la rottura della dimensione spaziale dell'udienza, che è uno dei contrassegni del processo accusatorio, il quale non a caso richiede
nei processi e negli ordinamenti in cui è pienamente attuato, la presenza obbligatoria dell'accusato. L'imputato, che pure rappresenta la posta in gioco del processo, finisce in sostanza per comunicare col dibattimento in forma mediata e comunque parziale, non potendo osservare con i propri sensi il giudice, le parti, i difensori, i testimoni, tutti i soggetti che concorrono nella contesa processuale. Si tratta insomma di una visione frammentaria del dibattimento che è frutto della smaterializzazione del processo e quindi ritengo che la diminuzione del diritto di difesa materiale è incontestabile. Analoghe considerazioni, anzi rafforzate, valgono nel caso in cui l'imputato sia oggetto di prova in qualità di persona esaminata o imputato in un procedimento connesso in sede di ricognizione o di confronto, perché in quei casi si determina fra l'altro anche una lesione del principio del contraddittorio nella sua duplice valenza. Il punto è se tali contrazioni di principi e di diritti fondamentali siano costituzionalmente sostenibili nel mutato scenario normativo che, come abbiamo detto, normalizza quella che era un'eccezione nata peraltro a tempo e poi dal legislatore stabilizzata. Certo, se guardiamo al percorso interpretativo seguito dalla Corte nel 1999, dovrà prevalere lo scetticismo in ordine ad una possibile futura inversione di rotta della Consulta, in quanto la Corte Costituzionale aveva ancorato la legittimità della disciplina all'idoneità dei mezzi tecnici adoperati senza effettuare un bilanciamento di interessi, come abbiamo ricordato, e senza nulla dire, quindi forse non a caso, proprio per parare da future contestazioni, sul sacrificio del diritto alla difesa che la partecipazione virtuale al dibattimento comunque comporta. Eppure vi ricordo che il Patto Internazionale sui diritti civili e politici di New York, che anche l'Italia ha ratificato, afferma che ogni individuo accusato di un reato ha diritto ad essere presente nel processo, lo dice l'articolo 14 paragrafo 3 lettera D, quindi parla di essere presente, non parla più genericamente di partecipazione. Che si tratti di un tema sensibile, del resto, lo traiamo anche da una raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 2015 dedicata alle videoconferenze transfrontaliere, ove si legge che occorrerebbe assicurare che la videoconferenza, pur tutelando maggiormente indagati, vittime, testimoni e persone vulnerabili, non pregiudichi i diritti della difesa, prestando attenzione a garantire rispetto dei principi di immediatezza, di eguaglianza delle armi e del contraddittorio. Maggiori speranze allora possono venire forse dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che pure abbiamo visto ha ritenuto idoneo lo strumento della videoconferenza, ma che nell'interpretare l'articolo 6, paragrafo 3 della Convenzione Europea, che fa riferimento a diritti di natura partecipativa, i quali presuppongono, ritengo, una loro piena esplicazione attraverso la presenza fisica dell'imputato, nella sentenza che abbiamo prima ricordato ha affermato come spetti alla Corte assicurarsi che la sua applicazione, in ogni caso di specie, persegua un fine legittimo tutelato dalla Convenzione e che le sue modalità di svolgimento siano compatibili con le esigenze di rispetto dei diritti di difesa. Affermazione ribadita poi in due sentenze gemelle del 2007, la sentenza Asciutto e la sentenza Zagaria. In sostanza, la Corte Europea fa riferimento, adotta in questi casi un bilanciamento di interessi, il che potrebbe aprire un varco rispetto ai casi di partecipazione obbligatoria e automatica delineati nel disegno di legge Orlando, sempre a patto che la Corte di Strasburgo voglia disattendere un trend purtroppo favorevole a livello internazionale allo strumento delle videoconferenze. Perché sempre più, e concludo, la gestione della giustizia penale nel terzo millennio sembra rispondere ad esigenze pragmatiche. Si parla oggi di giustizia elettronica europea, si parla di delocalizzazione probatoria e a criteri economici, relegando nelle retrovie la tutela delle garanzie individuali. E la nuova disciplina delle videoconferenze, in definitiva, appare coerente più che con un processo penale dei diritti, con una concezione manageriale della giustizia. Grazie.